Ci troviamo a Frescarò di Busseto, all'azienda agricola della Rinascente, a pochi chilometri da Roncole Verdi, dove c'è la casa natale di Giuseppe Verdi. Questa azienda nasce nel 1971 come cooperativa agricola, appunto la Rinascente, e con l'acquisto di 100 manze in Canada e importate direttamente per partire subito con un'altra genealogia. E successivamente nel 2002 abbiamo introdotto il carro dell'Unifit, grande salto di produzione e di chili di proteine. Oggi la Rinascente dal 2013 si è trasformata in una società semplice, però non dimentica il passato, perché dal 1979 si è costituito in un caseificio che si chiama Rinascente, che tuttora è ubicato all'uscita dell'autostrada Fidenza, che si è fregiata da pochissimo di risultati molto importanti anche all'estero, e un brand nuovo che si chiama Parma 2064. Siamo contentissimi di far parte di questa cooperativa che abbiamo visto nascere. Mio padre è stato presidente per 30 anni e l'abbiamo portato a dei vertici altissimi. Tutti i conferenti che aderiscono a questo caseificio hanno una particolarità, quella di produrre latte di altissima qualità, e siamo immensamente soddisfatti perché siamo arrivati ad ottenere una qualità, specialmente anche nel formaggio, ma specialmente nel parmigiano, dove siamo stati riconosciuti a livello internazionale. Però il salto più grosso è stato fatto praticamente un anno e mezzo fa, con l'introduzione di prodotti provenienti dall'azienda Tecnozoo, che riescono a fornirci prodotti all'altezza di grandi vacche, per grandi vacche produttive. Con l'introduzione del supporto di Tecnozoo siamo riusciti ad ottenere un sistema di lavoro a protocolli. Cosa intendo protocolli? Protocolli specifici per ogni reparto dell'azienda. Protocolli sulla mungitura, protocolli sulla podologia, protocolli sulla fertilità, protocolli sull'allevamento sia dei vitelli che per quanto riguarda la rimonta e le manze. Allora, l'importanza di Tecnozoo, al di là dell'altissima qualità dei prodotti, è lo scambio di idee che si fanno tra chi produce latte e l'azienda che fornisce gli elementi. In modo particolare riusciamo a creare un sistema di partnership tra chi vende integratori, noi, gli alimentaristi, ma specialmente i veterinari. E in accordo mensilmente facciamo degli incontri e vediamo a che punto siamo con l'allevamento. Con l'introduzione dell'integrazione Tecnozoo e le materie prime siamo riusciti a raggiungere un punto fondamentale, che è quello della raccolta dei dati, sia per quanto riguarda la resa della razione e dell'OFC. L'OFC è molto importante, in quanto riusciamo a calcolare mese per mese la resa, praticamente, detto in parole povere, in soldoni, per ogni vacca. Ma per quanto riguarda gli OFC abbiamo avuto un risultato sostanziale e molto importante per la trasformazione e la resa dei nostri prodotti, specialmente dei nostri pieni. In particolare, con l'introduzione degli OFC riusciamo a ottimizzare la razione. In che senso? Ogni variazione sul carro dell'Unifit, con l'introduzione di un alimento nuovo, di un integratore, si riesce a stabilire se l'efficienza produttiva migliora o no. Tanto è vero che la produzione, praticamente da un anno e mezzo a questa parte, da 33 si è spostata anche verso i 36-37, addirittura quest'estate siamo riusciti a sforare quasi i 38 litri di media. Ma l'incidenza più grossa si ha sulla fertilità. Io sostengo sempre che il capo principe di una stalla deve essere la fertilità. Quando riusciamo ad ottenere la fertilità e spingersi con un PR molto alto, dopo il latte viene da solo. In sostanza, in parole povere, voglio dire che riuscendo a ottimizzare la razione si ha una migliore performance degli animali, specialmente dell'apparato riproduttivo, si riesce poi a accorciare i giorni di lattazione, avere una buonissima percentuale di
di vacche gravide e nello stesso tempo il latte di conseguenza viene da solo. Questa azienda, come si può vedere, basa tutto il suo sforzo anche sulla produzione di pieni, dove siamo praticamente autosufficienti al 100%. Vi è una meticolosa classificazione dei pieni e possiamo evidenziare poi anche con i fatti, ma specialmente con i numeri, la resa che abbiamo avuto quest'anno con l'introduzione dei pieni nuovi, pieni fatti praticamente ad aprile, dove la stagione, finché la stagione ci ha permesso, abbiamo avuto una conversione di 1,4, una resa eccezionale sulla resa dei fieni. Questi fieni che abbiamo ottenuto con proteine altissime a 22, zuccheri alti, ma specialmente un NDF molto bassa, ci ha permesso di ottenere una conversione molto alta nel periodo stagionale più difficile, che è quello estivo. Questo grazie a tutti i dati che sono stati raccolti e che TecnoZoo oggi vi può fornire. Adisal 500 WS è stato il primo prodotto che abbiamo introdotto nell'alimentazione delle vacche. Questo prodotto ci ha dato da subito soddisfazioni in quanto abbiamo visto le vacche più performanti e ci ha dato dei buoni risultati per quanto riguarda la chetosi in postpartum. Oltre al Adisal 500 usiamo anche il Fertil Mix, un prodotto specifico adatto nella fase del postpartum. Con questo prodotto abbiamo spostato le fase di sincronizzazione a Presin, che veniva già dal 45esimo giorno, l'abbiamo spostata a una media di 86 giorni e abbiamo un concepimento a 124 giorni. Questo grazie a questo prodotto, che ci dà la possibilità di avere un corpo luteo molto efficace al primo intervento fecondativo. Correndo la vasta gamma dei prodotti TecnoZoo, troviamo un prodotto che ci sta dando ottime soddisfazioni, che è il Calcio Fast Bolo. Questo prodotto è un prodotto che è nato per soddisfare le esigenze di carenze di calcio appena dopo il parto. Il bolo viene somministrato praticamente immediatamente dopo il parto, sia per comodità ma sia per efficacia, in quanto dopo un quarto d'ora dalla somministrazione ha un'efficacia quale a un flebo somministrato per via endovenosa. Questa particolarità che ha il bolo è quella di contenere un calcio organico con un'efficienza particolare. Oggi possiamo dire che nel postpartum il livello di calcio è difficile da controllare. Solamente la carenza la notiamo quando le vacche collassano. Quindi con un'introduzione di questo bolo fa sì che in un modo sistematico si possa sopperire a questa carenza.